Salve ragazzi, cari amici del web, siamo a Giacarta. Questo qua è il famosissimo uomo del ghiaccio. Prepara, taglia i cubetti del ghiaccio. Le situazioni sono quelle che vedete. E l'acqua viene presa, è acqua, non è acqua distillata, è acqua che viene presa dai rivoli, che sono in pratica delle condutture fognarie. Vi faccio un po' vedere, cioè, qui abbiamo una fogna a cielo aperto qua, tutto, c'è un tanfo qua proprio sotto lì nelle tubature. Vive anche qualcheduno, quello si è fatto la casa, adesso andiamo a vederlo. Nelle condutture, noi abbiamo anche chi vivono qui in queste condizioni. E questa è un po' Giacarta, quindi io, vabbè, ho vissuto in posti dove le condizioni igieniche erano peggio di questo posto qui. Sono stato in Russia, al di fuori delle metropoli, veramente le condizioni sono terribili, disastrose, per cui ho una sorta di immunità. Adesso sono diverse settimane qui in viaggio, sono stato anche nel Borneo, così non mi sono preso niente, neanche un minimo accenno di dissenteria. E però occhio ragazzi, se venite dall'Italia e siete abituati a tutto bello profumato, perfettino e tutto quanto, a non bere le bevande col ghiaccio, solamente dalle bottiglie chiuse, brand internazionali, e non mai prendere il ghiaccio, nemmeno al McDonald's, perché prendono anche loro questo ghiaccio qua, non hanno la macchinetta. A me è capitato di vedere nei fast food, non hanno la macchinetta del ghiaccio, gliela consegnano questi qua. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao!